2 anni fa abbiamo dovuto fare ricorso al TAR del Lazio per mettere in mora il governo che non applicava correttamente il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. La Regione Campania per il 2023 recupera quasi 200 milioni di euro. Un risultato straordinario per la nostra regione, per il recupero di risorse molto rilevanti. Poi proseguiremo la battaglia per avere ancora di più, ma questo risultato è davvero una rivoluzione. Dopo più di 10 anni, erano 20 anni che si combatteva per avere l'introduzione di diversi criteri nel riparto del fondo sanitario. Intanto le risorse stanziate nella legge di bilancio dall'attuale governo sono assolutamente insufficienti. Vengono stanziati 2 miliardi, questa è l'ipotesi, nel momento in cui solo per l'aumento dei costi energetici per le strutture ospedaliere e sanitarie noi avremo costi in aumento di quasi 1,5 miliardi di euro. Non abbiamo medici, quindi dobbiamo, questa è la mia opinione, impegnare dopo il primo anno di specializzazione i giovani medici già negli ospedali, ovviamente, retribuendoli per un lavoro ospedaliero, non per il lavoro di specializzando. Se c'è una priorità, una su tutto, costo dell'energia, incentivi vari, è la salute dei cittadini. Quindi se c'è un settore nel quale bisogna trovare le risorse, anche mettendo indietro altre esigenze pure importanti, ma più importante della salute e della vita dei cittadini, non c'è nulla. Il ministro Calderoli ha fatto una scelta importante, ha accettato di definire prima i livelli essenziali di prestazione e poi discutere dell'autonomia differenziata. Ha proposto 6 mesi di tempo, questa è una scelta importante, definire i LEP entro 6 mesi. È anche importante il fatto che Calderoli abbia accettato, è una nostra ipotesi, di fare nel frattempo riforme nel senso della burocrazia zero, che è la nostra linea di sempre. Cioè, mentre definiamo i livelli essenziali di prestazione, in 2 o 3 mesi possiamo approvare delle semplificazioni, delle sburocratizzazioni che danno respiro all'economia del nostro paese. Non si capisce, ecco, facciamo un esempio più semplice. Per fare il dragaggio della sabbia nel porto di Napoli, di Salerno, di Castellammare, dobbiamo avere il parere del Ministero delle Infrastrutture. Che c'entra? Che cosa c'entra? Per autorizzare un impianto eolico, se è fino a 30 megawatt autorizza la regione, se è 31 megawatt ci vuole il parere nazionale. Cose demenziali. Beh, noi proponiamo al governo nazionale, quindi consegneremo questa nota a Calderoli, la proposta di sburocratizzare alcune materie per le quali possono essere trasferite le competenze da subito alle regioni, senza perdere tempo.